Elena, mia collaboratrice in questi giorni. Allora, ricordo Erika, mia collaboratrice con materiale resistente. Elena. Sì, Elena, scusate. E Erika invece, ricordiamo essere la bassista delle Satellite Star e bassista di una band nata da poco, i Lucifer for President. Ok Erika, sai cosa facciamo? Ricordiamo i sponsor e i mecenati del Padova Metal Fest. Andrea Tiozzo del Lago Verde, CM Impresa Edile, Nuova Ottica Duomo, Ferramenta Materiali Edili Bellini Vigonza, Termoidraulica Beato, Piragnax Service. Posso andare io? Vai, allora presentiamo la prima band di questa seconda giornata, una band come vedete giovanissima, abbiamo anche due splendide ragazze, quindi il metal è anche femminile e il metal femminile non è solo gothic e symphonic metal e capirete perché fra poco, prego. Le donne sanno anche essere cattive. Comunque i Membranes nascono ufficialmente nel 2012 tra Venezia e Mestre, una serie di vicissitudini purtroppo li porta a sciogliersi, è solo nel 2014 che i membri originari Davide ed Emma riprendono a suonare i vecchi pezzi assieme a Samantha. All'inizio del 2015 si unisce anche Pietro, quindi la line-up si può dire completa, e iniziano anche a suonare in giro. Hanno all'attivo un demo autoprodotto intitolato Horror Vacui e un secondo disco uscito sul finire del 2015 intitolato Revenant. La cosa molto particolare, l'avete già visto, è che sono molto molto giovani, l'età media è poco sopra i 19 anni. Complimenti ragazzi. Lasciamo al palco ai Membranes. Bocca al lupo ragazzi. Endless Torture!
emozione essere qui, grazie a tutti. Vedete, è la prima volta che salgo sul palco in 4 anni che vengo a ubriacarmi qua in questi spazi fantastici. Volevo ringraziare gli organizzatori, che è fantastico, veramente, guardare il concerto da un altro lato è una figata. La prossima è Double Smash! Yeah.
che abbiamo portato giusto qui per oggi. Si intitola Goats Guts, il demo lo potrete trovare là alla bancarella. Ricordate di mettere i soldini sul button se volete qualcosa. Questa si intitola Shades of Flesh. Thank you.
Bruce Campbell, mi raccomando, per gli autografi aspettate dopo che abbia suonato. La prossima è una cover, una canzone di un gruppo che ci ha ispirato profondamente e che abbiamo visto molto spesso, tranne lui, che non è riuscito. Vabbè, vale. Prossima volta. Sono i Carcass e la canzone la indovinerete voi. We'll be right back.
scaletta. Facciamo direttamente l'ultima, che è la title track del nostro demo. Si titola Goat's Guts. Grazie a tutti. We'll be right back.
adesso i Merciless Attack. Per spegnere la telecamera.